Ciao, oggi vi porto in un'altra escursione in mezzo alla natura, infatti cercherò di arrivare lassù. Quello è il Monte Sukello, che è la montagna che sovrasta il paese in cui vivo ed è anche una delle prime che ho salito circa 10 anni fa. Il percorso prevede circa 600 metri di dislivello ed è percorribile in circa un'ora, un'ora e mezza a seconda del passo. L'inizio del sentiero è vicino a una chiesetta dove si può parcheggiare e poi incomincia tramite una serie di gradini ed è anche ben segnalato. Si entra poi nella parte del bosco dove il sentiero sale ma è facilmente percorribile. Dopo circa un quarto d'ora si arriva in questa zona che è un grande prato ed è anche una zona dove vengo spesso d'estate a fotografare i caprioli. Dopo aver superato questo prato il percorso prosegue lungo il versante della montagna andando un po' a zig zag fino ad arrivare in vetta dove ci sarà anche una croce. Ho camminato circa 20 minuti e adesso mi sono fermato un attimo a bere. Dopo il prato che troverete all'inizio, il sentiero proseguirà lungo il bosco e superato un piccolo stagno vi troverete davanti un cartello CAI che indicherà due direzioni. Se andate a sinistra farete il sentiero che sto facendo io adesso, che è un sentiero che va a zig zag sul versante del monte e poi arriva direttamente nella vetta centrale. Se invece prendete il sentiero di destra, il percorso tenderà ad allargarsi e vi porterà sulla vetta a destra per poi, proseguendo, arrivando ancora in cima. Un'alternativa può essere quella di salire da una parte e scendere dall'altra, facendo così un percorso ad anello. In questo momento sono circa a un terzo del sentiero, quindi se tutto va bene tra 40-50 minuti sarò in vetta. Il sentiero è sempre ben segnalato dai cartelli del CAI ed è il numero 519. Proseguendo lungo il cammino troverete davanti a voi una piccola baita e anche una scultura di legno molto bella rappresentante un alpino. Arrivati a questo punto mancano circa 10-15 minuti di cammino e poi finalmente saremo in vetta. Questo alle mie spalle è un piccolo rifugio che stanno costruendo alcuni volontari del mio paese e arrivati a questo punto siamo ormai arrivati in vetta, infatti proseguendo manca pochissimo alla croce. Arrivati! Dopo circa un'oretta di cammino sono finalmente arrivato in vetta. La giornata è nuvolosa, c'è un po' di nebbia, ma è comunque fantastico essere qui. Mi sono allontanato un attimo dalla vetta per esplorare un po' la zona.
quella che vedete alle mie spalle è la seconda vetta che potete raggiungere se prendete il sentiero a destra di cui vi ho parlato all'inizio del video. La giornata è abbastanza nuvolosa, però adesso vi faccio alcune riprese per mostrarvi i monti che potete vedere da questa zona. Questo è il Monte Alban, alto più di 2000 metri, ed è una delle montagne che ho intenzione di salire nelle prossime settimane, appena ci sarà sciolta un po' di neve in vetta. Nelle giornate limpide, in quella zona lì, potete vedere tutti i paesini della Val Seriana e anche la Presolana. Qui invece potete vedere il paese di Selvino e, spostandoci in direzione del sole, oggi non si vede, però c'è tutta la Val Brembana. La giornata non è ovviamente una delle migliori per scattare delle fotografie di paesaggio, ma sto comunque cercando di sfruttare la nebbia e il profilo delle montagne per qualche scatto interessante. Sono riuscito a scattare qualche foto nonostante la nebbia. Adesso sistemo tutta l'attrezzatura e mi incammino verso casa prima che faccia buio. Sono arrivato alla macchina e sto usando il cellulare per registrare perché ho finito tutte le batterie della Sony. Infatti la discesa era andata perfetta, sono arrivato fino all'inizio del prato e poi ho iniziato a sentire abbaiare, cioè il tipico verso dei caprioli. Provenivano da tre direzioni, cioè sia a sinistra, sia davanti a me e sia a destra. Allora mi sono abbassato nel prato, ho montato il treppiede e il teleobiettivo e ho iniziato a scrutare con la fotocamera. Ho visto subito un capriolo davanti a me, a un centinaio di metri, che stava mangiando l'erba. Poi ho spostato l'inquadratura pian piano verso sinistra per cercare gli altri che avevo sentito e ne ho visti altre due. Quella a destra invece non sono riuscito a vederlo perché probabilmente era nascosto nel bosco, ma è stato incredibile. Non ho mai visto così tanti caprioli maschi tutti insieme. Sono stato mezz'ora a filmarli. Infatti è venuto buio, a occhio nudo non li vedevo, ma alzando gli ISO della fotocamera riuscivo un po' a filmarli. L'ultimo pezzo è stato
al buio totale, infatti ho dovuto usare il frontalino e anche il flash del telefono. Un'altra giornata pazzesca, cioè non me l'aspettavo proprio questa. Non so come siano uscite le immagini perché non avevo il 150-600, ma spero che si riesca a capire la bellezza degli esemplari che ho visto. Quindi ora posso salutarvi, arriveranno tantissimi video delle mie avventure, quindi spero di rivedervi. Ora vi lascio alcune delle foto che ho scattato oggi su Invetta. Ciao!